Ore 15 del lunedì pomeriggio, puntuali come al solito, siamo in diretta con Eccellenza di Puglia. Parleremo di quanto accaduto ieri pomeriggio negli incontri della 27esima giornata, quart'ultimo atto di questo campionato che, per quanto concerne la lotta al vertice, molto probabilmente si deciderà nelle battute conclusive. Vince la capolista Cerignola, lo fa al 90esimo con un gol di Altares, successo pesantissimo quello che è ottenuto dagli Ofantini contro il team Altamura. Murgiani ora di fatto esclusi dalla lotta per la promozione diretta, almeno per ciò che concerne il campionato, però ci sarà la coppa con il ritorno di mercoledì con il Troina. Tiene il passo della prima della classe invece il Bitonto, lo fa vincendo 2-1 al Capozza contro il Casarano, sempre grazie alla premiata detta Zotti Manzari. Un gol per Zotti, un gol per Manzari, neroverdi che restano a meno 2 dalla capolista che continua a vincere in casa, numeri davvero record per il Cerignola, 13 successi e un pareggio in 14 gare casalinghe. Giornata negativa invece, domenica molto negativa per le squadre della BAT, 3 incontri, altrettante sconfitte, ha perso in casa il Barletta contro la Vetrana, Tarantini che sono al sesto risultato utile consecutivo, 5 vittorie ed un pareggio, salvezza non raggiunta ma comunque ipotecata dalla Vetrana. Il Trani invece perde lo scontro diretto in trasferta contro il Gallipoli e complica la missione verso il raggiungimento della conferma della categoria, già al termine della regular season, battuta d'arresto in trasferta anche per Unione Calcio Bisceglie a Novoli. Di questo e di altro parleremo nel corso del nostro appuntamento, lo faremo con i seguenti ospiti che vado subito a presentare, cominciando dalla mia sinistra. Ben ritrovato a Davide Papagni, il vice allenatore del Barletta. Ciao. Grazie, Davide. Buonasera a tutti. Alla mia destra comincio da Francesco La Rosa, difensore della Vetrana, un amico di questo salotto, del salotto di Eccellenza di Puglia. Ciao Francesco. Ciao Mario, buon pomeriggio a tutti. Esordio invece nel nostro salotto per Nicola Lo Iodice, attaccante del Cerignola. Ciao Nicola, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te Mario, buonasera a tutti. Allora, cominciamo con i numeri della domenica calcistica, dopo però avervi ricordato naturalmente le modalità per interagire con gli ospiti in studio, lasciando un messaggio sulla nostra bacheca di Facebook oppure contattando il numero che vedete in sovraimpressione. Questa puntata, come del resto le altre, va in onda anche in diretta sul profilo Facebook di Telesveva. Allora, i numeri della domenica calcistica, questi i verdetti maturati a Vieste, il successo esterno 2-1 del Molfetta, Cerignola batte Altamura 1-0, Barletta 2, Avetrana 3, Casarano Bitonto 1-2, Gallipoli Vigortrani 3-1, Noi Cattaro Ellas Taranto 1-0, Novoli Unione Calcio Bisceglie 1-0, poi il successo interno del Galatina contro l'Otranto. La classifica di Eccellenza con il Cerignola che resta in vetta, alla graduatoria Ofantini che salgono a 64 punti, poi Bitonto 62, Altamura 57, Casarano 49, Barletta 40, Vieste 36, Otranto 35, Galatina 33 insieme al Noi Cattaro, 32 punti per Unione Calcio Bisceglie, Vetrana 30, Gallipoli Novoli 28, Vigortrani 25, Molfetta 22, chiude l'Ellas Taranto a quota 18 punti, Tarantini che sembrano tagliati fuori dalla corsa ad un piazzamento play-out, Bagari invece che potrebbe riguardare il Molfetta che, come avete visto in precedenza, ha ottenuto un successo molto importante in trasferta contro il Vieste. Primo giro di commenti con gli ospiti, poi ovviamente andremo a vedere le prime immagini della domenica. Comincio da te Nicola. Vittoria sofferta, vittoria arrivata al 90esimo, vittoria importantissima in chiave promozione diretta. Che cosa ha detto l'1-0 di ieri contro l'Altamura per il Cerignola? No, sicuramente è stata una vittoria importante perché comunque giocavamo con l'Altamura, che è una signora squadra. E sapevamo che comunque loro venivano da due partite in una settimana, stavano stanchi del viaggio, quindi ne abbiamo approfittato alzando i ritmi e alla fine abbiamo trovato il gol con Altares al 90esimo e ci siamo portati a casa i 3 punti. La Vetrana che ha vinto in rimonta invece a Barletta, Francesco,
5 vittorie, un pareggio nelle ultime 6 partite. Prima di analizzare il match con Barletta, ci spieghi il segreto di questa serie positiva che vi sta portando verso la conquista della salvezza diretta? Ma dicembre, gennaio, la società aveva la volontà di salvarsi. C'è stato un cambio di allenatore da parte della società, del direttore Bruno. E poi è arrivato il mister Viscido e si è allestita nuovamente, non nuovamente, ci sono stati 4-5 innesti in squadra, più i ragazzi che comunque avevano cominciato il campionato e niente, c'è stato questo cambio di tendenza da parte della squadra e poi è culminato con queste 5-6 risultati utili consecutivi. Anche prima comunque avevamo fatto risultati col Molfetta, col Trani in casa, con noi Cattaro, quindi diciamo che sta andando bene, però non è ancora finita perché comunque abbiamo ancora da raggiungere l'obiettivo. La vittoria di ieri è figlia delle maggiori motivazioni rispetto a un Barletta che non ha più nulla da chiedere a questo campionato? Noi sapevamo comunque di affrontare una squadra, di affrontare il Barletta, perché comunque quando affronti una squadra con quella caratura, diciamo comunque rischi di fare comunque fatica. Infatti il primo tempo l'abbiamo fatta, il Barletta comunque ha disputato un grosso primo tempo, ci ha messo in difficoltà. Noi eravamo un po' timorosi il primo tempo, invece il secondo tempo poi abbiamo avuto quell'exploit il primo quarto d'ora. E siamo andati in vantaggio e abbiamo poi difeso alla grande il risultato e tutti parlano del Barletta demotivato, io invece direi che anche il momento della vetrana è così importante da valorizzarlo, perché comunque la vetrana comunque ha vinto a Gallipoli, ha vinto a Casarano, sta facendo risultati, quindi la vetrana è una buona squadra che può fare risultato anche a Barletta. Davide, un buon primo tempo, diceva giustamente la rossa da parte del Barletta, poi che cosa è successo al rientro dagli spogliatoi? No, infatti anche noi siamo delusi, perché parlare di poche motivazioni non va bene neanche a noi, perché venivamo da ottime partite con lo stesso Bitonto, vittoria con l'Otranto che è un'ottima squadra, vittoria a Molfetta, la squadra era in crescita, infatti non ci aspettavamo questo stop, anche poi vedendo l'ottimo primo tempo disputato dai ragazzi. È vero che non avete più nulla da chiedere, ma può essere letto come un segnale negativo in vista delle ultime tre partite? Non lo so, inconsciamente forse i ragazzi, perché un ottimo primo tempo, 2 ottimi gol di ottima fattura. Poi c'è da dire, di fronte non avevamo l'ultima della classe, ma un'ottima squadra composta da giocatori esperti e che veniva da un filotto di gare positive. Però nel secondo tempo non c'è stata reazione, non lo so, forse sì, questo è motivazione, o inconsciamente i ragazzi hanno... alla prima, a questo 1-2 improvviso della vetrana, forse non si aspettavano neanche loro, e abbiamo avuto questo stop improvviso, però non abbiamo regalato niente, abbiamo messo la miglior formazione possibile in campo, la squadra ha giocato, c'è stato veramente 20 minuti di blackout, 25 minuti di blackout che ci hanno portato a questa sconfitta inaspettata per noi. Allora, fra un po' ci vedremo le immagini di Cerignola Altamura. Vi ricordo però che nel corso di questa puntata avremo anche 3 collegamenti telefonici con Pasquale De Candia, il tecnico della vice capolista Bitonto, con Massimo Martelli che è il direttore sportivo del team Altamura e con Francesco Mancazzo che è il direttore generale dell'Omnia Bitonto, Omnia che proprio ieri ha festeggiato la certezza matematica della promozione in eccellenza. Ma ora spazio alle prime immagini della domenica e ci vediamo il servizio del successo della Cerignola contro l'Altamura. Previsto pienone al Monterisi per il match di cartello del 27° turno tra prima e terza forza di campionato. L'audace, la spunta di misura e solo al 90° su un coriaceo Altamura costretto ad arrendersi anche al tentativo di rimanere in scia della capolista che mantiene il +2 sul Bitonto che non molla e fra 2 domeniche il calendario propone lo scontro diretto. Ma torniamo alla gara in questione con mister Panarelli che non può disporre dello squalificato Di Senso al pari del collega Farina che rinuncia a Pollidori che sconta il secondo turno di stop consecutivo e parte con Carmine Marinaro in panca. Pronti via, dopo 7 minuti lo Iodice ci prova con un destro dal limite, il suo rasoterra è respinto in maniera non proprio perfetta ma efficace da Keita.
Al 21esimo ci riprova lo Iodice direttamente da calcio piazzato. Il tiro a giro sulla barriera è respinto ancora dall'estremo difensore altamurano. L'Altamura non riesce a rispondere, anzi sventa ancora un grosso pericolo due minuti dopo. Sugli sviluppi del quarto tiro dalla bandierina, di rito svetta, anticipa tutti, difesa e portiere compreso, ma vede la sfera incocciare sul palo a portiere battuto. Subito dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Vice Domini prima fallisce il tiro al volo, poi serve una palla a centroarea dove Sacco non è in fuorigioco ma colpisce male di testa la sfera. Al 37esimo finalmente la risposta altamurana, prima su punizione dal limite Fiorentino costringe Marinaro alla risposta in tuffo, lo stesso numero 1 giallo-blu è ancora bravo e decisivo a respingere la seconda battuta di Rana. Si va all'intervallo sullo 0-0. La ripresa si apre con una possibilità per Rana al nono minuto che fa tutto bene fino al destro dal limite che però non trova il giro giusto. Al minuto 13 il pubblico e la squadra di casa protestano per il ritardato sbandieramento del primo assistente a segnalare il fuorigioco di Dirito e a renderne vano il suo gol. Arriviamo al 38esimo quando il neoentrato di Pasquale non arriva sul cross da destra di Lo Iodice, poi lo stesso Lo Iodice dal vertice opposto difetta ancora di precisione. Al 40esimo brividi al Monterisi. No, non è il titolo del remake di un film di Alfred Hitchcock, ma è il reale sentimento che assale gli spettatori dell'impianto cerignolano, quando il neoentrato Fernandez conquista palla e calcia da appena dentro l'aria a sfiorare il montante alla destra di Roberto Marinaro. Ed ecco quasi puntuale al 90esimo materializzarsi lo spettro della regola non scritta del gioco del calcio, conosciuta anche da ragazzini. Sull'ottavo corner battuto da un altro neoentrato, Carmine Marinaro, la palla attraversa tutto lo specchio della porta fino ad arrivare sul secondo palo dove l'appostato Altares può facilmente insaccare il più facile di tapin da tre punti. Apoteosi del pubblico e mazzata tremenda per il team Altamura che in pieno recupero rischia anche di subire il raddoppio quando la dogana, altro subentrato, spreca tu per tu con Keita che lo stoppa in uscita bassa. Poco male perché non accade più nulla nei restanti 100 secondi giocati. Il Cerignola mantiene la vetta, dicevamo, con un più 2 sul Bitonto, mentre l'Altamura dovrà riprendersi in vista del ritorno dei quarti di Coppa Italia, programmato già mercoledì prossimo. Si torna al D'Angelo per tentare di rimontare alla squadra siciliana del Troina allo 0-1 subito all'andata. Allora, queste le immagini del successo del Cerignola contro l'Altamura. C'è un messaggio per te, Nico. Salve, complimenti per come presentate il programma. Volevo complimentarmi con il nostro giocatore, lo Iodice, per quello che sta facendo in questa piazza. Sei il nostro Mertens. Grazie. Non so se lo prendi come complimento. Un complimento, ah, okay. Grazie. Perfetto. Abbiamo un amico collegato da casa, il primo amico collegato da casa. Pronto, chi è in linea? Sì, sono Vincenzo Bello Sguardo, Max. Ciao, ciao Vincenzo. Ciao. Saluto te e gli ospiti in studio, sì, prego. In particolare all'instancabile Lo Iodice, che corre fino al 96esimo, non so come fa, sarà il fisico che glielo permette. Ah, è giovane anche, quindi... Niente, volevo dire che ieri, dopo la partita dell'Audace che si è fatta qui al Monterisi, sì, l'intervista si è fatta al mister Fanelli dell'Altamura, dove affermava l'Altamura... la partita la poteva anche vincere, non so come, ma lui affermava così. Ma stai parlando di Panarelli, il tecnico Panarelli, della Panarelli? Sì, Panarelli. Ah, okay. Visto che ieri l'Altamura sì, ha fatto possesso palla, ma occasioni a rete, non è che abbia fatto un tiro e mezzo in porta, visto il tiro sul calcio di punizione e poi quel mezzo tiro di Fernandez che è andato due metri fuori. Niente, poi volevo dire che il pubblico a Cerignola di Sport, cioè il palato fine, visto che poi a fine partita pure tutta la tribuna ha applaudito l'Altamura per la bella prestazione fatta in campo. Niente, volevo fare i complimenti alla squadra, al mister, alla società, ma soprattutto ai tifosi. Va bene, anche ieri hanno riempito lo stadio, il Monterisi. Va bene, grazie. Adesso andremo tutti a Molfetta domenica. Certo, ad certamente. Invitare i nostri ragazzi. Va bene, Vincenzo, grazie. Continua come al solito a seguirci. Vabbè, sulle dichiarazioni di Panarelli, ovviamente ognuno ha la propria chiave di lettura, il proprio modo di intendere le partite. È una vittoria meritata dal Cerignola, secondo te, quella di ieri, Nicola? Sì, secondo me sì. Abbiamo meritato i tre punti. Perché comunque l'Altamura, visto pure anche il primo tempo, abbiamo avuto più occasioni noi che loro. Loro hanno avuto un'occasione con Fiorentino su punizione e alla respinta si è presentato Rana e ha calciato. Poi
non ho visto altre occasioni da parte dell'Altamura. Poi il secondo tempo ovviamente l'Altamura sappiamo tutti che è una grande squadra e è stata più equilibrata, però alla fine ha vinto la squadra che meritava ed è giusto così. Abbiamo ancora un amico collegato da casa, pronto, chi in linea? Ciao Baracino, sono Enzo da Barletta. Ciao Enzo. Io faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. E saluto gli ospiti in studio. Sì. Soprattutto Cesco La Rosa. Ciao. Domanda? Ciao, Cesco. Io faccio i complimenti alla partita che avete giocato qui e niente. Se io ti voglio fare una domanda. Se l'anno prossimo ti chiama il Barletta, tu accetteresti? Va bene, grazie Enzo, alla prossima, prego Ciccio. È normale, che come fai a rifiutare una piazza come Barletta? È una piazza importante, io sono nativo di lì, anche se vivo da tanti anni ad Andria, non ci ho mai giocato e quindi alla fine è un'esperienza che comunque non può far altro che farmi piacere. Però, sei stato vicino al Barletta qualche volta? Mai. Mai, nessuno mai ti ha contattato. Mi tolgo subito la domanda, no, c'è ancora un amico collegato da casa, pronto, chi in linea? Buonasera, sono Pietro da Cerignola. Ciao Pietro, prego. Buonasera. Ciao, volevo fare i complimenti per la trasmissione, innanzitutto, che ci tenete al corrente per l'eccellenza che è il campionato principale pugliese. Sì, grazie. Poi volevo fare i complimenti a Nicola, lo Iodice. E volevo fare una domanda a tutti, insomma, allo studio. Come mai ieri il Casarano, insomma, che non ha perso una partita in casa, si è fatta abbattere dal Bitondo? Non vuole fare i play-off per caso? Il Casarano perché si è fatto abbattere dal Bitondo? Va bene, questa è la domanda. Grazie Pietro. Il Bitonto è una signora squadra, ha dimostrato insomma di fare grandi cose in questo finale di stagione, la settima vittoria consecutiva. Il Casarano ha perso 2-1, tra l'altro mi segnalavano di un gol in presunto fuorigioco. Onestamente non abbiamo le immagini di questa partita, vediamo di proporle nei prossimi giorni, però insomma alla fine Nico, ci può stare insomma che il Bitonto vada a Casarano e riesca a portare l'intera posta in palio, perché parliamo di una squadra con eccellenti valori, sei d'accordo? Sì, ci può stare. Il Bitonto è una squadra di categoria, ha ottimi giocatori come Manzari, Zotti, Turetto, Bonasia, è una signora squadra e ci poteva stare il risultato, infatti hanno vinto. Comunque è una grande squadra. Gli devo fare dei complimenti perché veramente stanno facendo un campionato incredibile. Domanda secca, ci chiarisci perché hai lasciato Barletta a metà stagione? Sono tantissime le domande che ci sono arrivate, le sintetizzo con la mia domanda. Mario, io non volevo lasciare Barletta perché comunque ci tenevo al Barletta, ci tengo ancora perché comunque sono stato bene, infatti voglio ringraziare i tifosi, società, staff, tutti quanti quelli che stavano a Barletta. Niente, sono andato via perché non c'erano più presupposti per andare avanti e ho deciso di sposare un progetto come Cerignola per comunque uscirne fuori da questa categoria che è l'eccellenza e alla fine sono contento della scelta che ho fatto, anche se mi dispiace del Barletta. Solo per quello, non perché volevo lasciare Barletta. Al fine Barletta stavo bene e ringrazio tutti. Quando siete arrivati voi a stagione in corso, Davide, c'era ancora l'ambizione almeno di voler tentare la scalata verso la Serie D attraverso i play-off? Che cosa vi ha chiesto la società? Sicuramente sì, i play-off, quando siamo arrivati, c'era l'ambizione sia da parte nostra che dalla società. Solo che poi a dicembre però alcuni giocatori sono dovuti andare via, quindi un po' la squadra è stata ridimensionata. Cioè poi man mano il progetto è cambiato in corso. C'era la volontà di fare i play-off, però con una squadra più giovane, più motivata, con un numero minore di giocatori. E ora ci ritroviamo con questa squadra più motivata, però con un livello numerico inferiore. Noi credo che abbiamo fatto il massimo, perché quando siamo subentrati forse eravamo noni, non so il posto in classifica del Barletta che occupava, quindi qualche in classifica siamo risaliti.
però questo non è bastato, anche perché le quattro davanti, il Cerignola ha preso giocatori esperti, molto forti. Cioè, sono andate un passo, tutte a medie molto elevate. Perfetto, sono andate ad un passo veramente molto alto, molto veloce rispetto a noi. Nonostante noi abbiamo fatto un ottimo campionato, credo, perché guadagnare posizioni in classifica non è facile per nessuno. Loro sono andate troppo, erano delle, diciamo, quattro corazzate, perché secondo me Altamura, Cerignola, Bitonto, anche lo stesso Casarano, perché se vediamo la rosa del Casarano, credo che siano a livello numerico e di organico superiori al Barletta. Ancora un amico collegato da casa, davvero tantissime telefonate in attesa. Pronto, che linea? Mi sentite? Sì, sì. Buon pomeriggio. Salve. Sono Gaetano. Io volevo fare là una domanda. Da dove ci chiami, Gaetano? Però, ma come? Da dove ci chiami? Mi hai preceduto, cioè, da Barletta. Perfetto, prego. Volevo fare una domanda allo Iodice. Sì. Poc'anzi l'avete fatto voi. Come mai ha lasciato Barletta? Io volevo dire allo Iodice, cioè, prima cosa, che la prima cosa per lui, ora che sta diventando più cattivello, è il business. E allora, nel Barletta rendeva di meno lui e l'altro amico suo che è nel Cerignola. A Cerignola si dà da fare un gran game, perché si va avanti, carissimi giocatori e tutti quanti, col business di quello. Ricordati lo Iodice, che il prossimo anno tu farai di nuovo l'eccellenza. Va bene, Gaetano, grazie per il tuo intervento. No, sulle prestazioni di Iodice non sono molto d'accordo, perché secondo me ne ha offerte di positive anche nella prima parte di questa stagione a Barletta. Diritto è vero, ha deluso, sta facendo molto bene a Cerignola. Perché hai scelto Vetrana, Ciccio? Io ho cominciato la stagione a Castrovillari, in Serie D, in Calabria, e ho avuto un infortunio, dopo un bell'inizio di campionato, ho avuto un infortunio comunque importante, che mi ha tenuto fermo per due mesi all'incirca. E in questo periodo qua comunque si è aperta la finestra di dicembre, lì comunque non, per motivi di classifica non hanno potuto, tra virgolette, aspettarmi, e quindi mi sono svincolato e è arrivata questa telefonata da Vetrana. Ho parlato col presidente Saracino, col vicepresidente Baldari, ho notato in loro la volontà comunque di centrare l'obiettivo della salvezza. Io comunque mi dovevo rimettere in discussione, perché comunque all'età mia star fermo due mesi non è, è difficile trovare gente che riesce a puntare su di te, quindi io di quello comunque gliene sono grato, e ho colto l'occasione, penso comunque di essermi rimesso in discussione a 360 gradi, perché comunque andare a giocare comunque sempre lontano da casa in un campo di, purtroppo di terra battuta, con una squadra ultima in classifica, perché comunque l'andata la Vetrana aveva 10 punti, quindi è stata una scommessa da parte mia, e grazie alla società, grazie alla squadra, grazie allo staff tecnico, è una scommessa che stiamo vincendo tutti insieme. Ancora un amico collegato da casa, pronto, che linea? Buonasera Mario. Sì, salve. Sono Michele da Cerignola. Ciao Michele, complimenti, prego. Complimenti per la trasmissione. Ti ringrazio. Sei una persona competente. Grazie. È molto equa. Una domanda allo Iodice. Sì. Mi era apparso ieri, Nicola, che a fine partita è come se tutta l'adrenalina fosse andata, mi sembrava che eravate più stanchi voi che l'Altamura a fine partita. È stato forse il per raggiungere il risultato che vi ha stressato fin troppo, o proprio perché eravate stanchi, o è stato un calo fisico? Va bene, grazie Michele, continua a seguirci. Risposta, Nico? No, sicuramente stavamo stanchi, perché comunque con il cambio di stagione comunque faceva molto caldo, quindi gli ultimi 20 minuti, 25 minuti il caldo si è cominciato. Beh, poi comincia a scottare anche il pallone, qui si arriva veramente verso la parte sì, decisiva. Sì, faceva troppo caldo solo per quello, e quindi fisicamente un po' abbiamo calato un po' solo per quello, non per altro.
Allora, ci vediamo le immagini del successo della vetrana a Barletta, poi avremo in collegamento telefonico Mancazzo, direttore generale dell'Omnia Bitonto. Due volte in vantaggio, ma sempre raggiunto e poi anche beffato. Perde un Barletta che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, vince invece una vetrana che conquista un successo d'oro nella lotta per la conquista della salvezza diretta in eccellenza. Finisce 3-2 in favore di Tarantini al Manzi Chiapolin, una partita in cui a fare la differenza tra le due contendenti sono le maggiori motivazioni degli ospiti alla quinta vittoria, più un pareggio nelle ultime 6 esibizioni ufficiali. Biancorossi invece fuori dei giochi che contano dopo la sconfitta di 7 giorni fa a Bitonto. Eppure l'inizio sembra essere promettente per i padroni di casa. In campo in maglia viola l'approccio è positivo, il gol del vantaggio arriva prima di metà frazione, l'intuizione geniale di Mignogna, perfetto al millimetro l'assist che sguerra da posizione ravvicinata, trasforma nell'acuto dell'1-0, quinto centro in campionato per l'attaccante del Barletta. I padroni di casa sembrano in controllo della partita, la vetrana però ha il merito di saper restare in scia e prima della mezz'ora pareggia i conti. Cappellini su calcio di punizione beffa così Moschetto e riporta il match in perfetto equilibrio 1-1. Cala il ritmo della contesa, non la voglia di vincere dei biancorossi che prima dell'intervallo perfezionano il nuovo sorpasso. L'assist porta la firma ancora una volta di Mignogna, la rete è opera di Lavopa. 2-1 Barletta a metà gara. Durante l'intervallo poi rappresentanti dell'Associazione Pugliese Giovani Diabetici hanno consegnato una targa ricordo ad esponenti della società e della tifoseria organizzata biancorossa in segno di ringraziamento per il sostegno ricevuto nell'opera di sensibilizzazione sul tema legato proprio ai giovani colpiti da diabete. Ripresa cambia decisamente il registro al rientro dagli spogliatoi, la vetrana pericolosa in apertura di frazione con Cappellini, Moschetto rimedia deviando in angolo. Poco dopo però arriva il gol del pareggio, Cimino crossa dalla corsia mancina, Richella irrompe sul secondo palo e realizza la rete del 2-2. Non è sazio l'11 di Viscido che proprio allo scoccare dell'ora di gioco trova con la rosa l'acuto del sorpasso. Non esulta il difensore barlettano della vetrana per rispetto della squadra della sua città. Manca mezz'ora al termine, ma i padroni di casa fanno davvero poco per meritare il punto del pareggio. Mignogna ci prova direttamente su calcio d'angolo, ma senza fortuna, in pieno recupero, tentativo di Dentamaro su calcio di punizione, ma Amabile non ha problemi a bloccare. Finisce così 3-2 al Manzichiapolin. Vince la vetrana sempre più vicina lo storico traguardo della salvezza diretta. Perde il Barletta la prima di 4 partite, praticamente senza senso per la classifica. Allora, abbiamo in collegamento telefonico Francesco Mancazzo, direttore generale dell'Omnia Bitonto. Mi senti, direttore? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e soprattutto complimenti per la promozione in eccellenza. Omnia Bitonto che ieri ha battuto 3-1 in casa il Real City e ha ottenuto la certezza matematica del salto di categoria nel principale campionato pugliese. Direttore, domanda semplice la prima, ci racconti le sensazioni di questa vittoria straordinaria del campionato? Non avete avuto praticamente rivali nel girone A? Beh sì, è stata una cavalcata iniziata da subito quest'estate, diciamo che abbiamo costruito un organico fatto apposta per vincere questo campionato. Ovviamente siamo ultra soddisfatti proprio perché è il secondo campionato vinto consecutivo, quindi diciamo che meglio non poteva andare. Avete sfiorato tra l'altro anche il double quest'anno, perché la scorsa settimana avete perso la finale di Coppa Italia Dilettanti di promozione con il Fasano, altra squadra promossa in eccellenza. C'è un pizzico di rammarico ancora per quell'occasione persa? Beh sì, avevamo programmato anche diciamo la finale fatta in un certo modo. Ovviamente non è andata come speravamo, siamo abbastanza, anzi molto rammaricati per questa finale persa, però ovviamente un plauso va comunque ai nostri ragazzi che hanno dato il massimo in quella partita. Onore al Fasano che l'ha vinta. Sì, altra squadra, due squadre che di fatto l'anno prossimo saranno proprio nel salotto di eccellenza di Puglia. Omnia Bitonto che ha stravinto l'anno scorso il campionato di prima categoria, quest'anno quello di promozione. Da grande che cosa vuole fare questa squadra? Perché si parla già di progetti ambiziosi anche per il prossimo campionato di eccellenza. Confermi, direttore?
Allora, adesso è il momento di festeggiare, consentitemelo. No, no, assolutamente, però immagino. Che abbiamo già in programma di sederci e capire da grandi che cosa vogliamo fare. Appunto, siamo... guarda, ci definiamo comunque anche l'anno prossimo una matricola terribile. Vogliamo confermare il buon momento che societario che ovviamente ci accomuna al calcio, quindi alla fine vediamo un po' adesso pensiamo a programmare al meglio e a capire quali sono appunto le ambizioni e adesso vediamo. A livello di sensazioni questa squadra può già far bene in eccellenza secondo te? Sì, appunto, ripeto, ovviamente ci siamo fermati quest'estate per puntellare già un organico che era ben fatto, proprio inserendo dei giocatori che potessero fare il salto di categoria già quest'anno. Ovviamente abbiamo acquisito giocatori che potessero già far bene in eccellenza quest'anno. Vediamo se ci sarà la necessità di puntellare, ovviamente su ogni reparto saremo attenti a vedere quali sono le opportunità e valutare un attimino per far meglio sempre più in eccellenza, ovviamente. Va bene, direttore, grazie per la tua disponibilità, complimenti per la promozione, vi aspetto l'anno prossimo nel salotto di eccellenza di Puglia. Assolutamente sì, complimenti a voi per la trasmissione. Grazie ancora, grazie al direttore generale Mancazzo dell'Omnia Bitonto. Noi ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, restate con noi perché tra un po' torneremo con la seconda parte di eccellenza di Puglia. Allora, seconda parte di Eccellenza di Puglia che apriamo con una telefonata perché è già collegato un amico da casa. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì. Salve, sono Emanuele Micelli di Avetrana. Sì, ciao. Salve, vorrei innanzitutto salutare la Rosa e complimentarmi per la gara di ieri. Complimenti ovviamente anche alla trasmissione. Grazie. Diciamo che Avetrana con il nuovo corso ci ha fatto veramente scoprire l'eccellenza, l'importanza, la bellezza di questo sport, di questa categoria, perché credo che con Mister Visciti, con la Rosa, Amabile, ma poi anche con Ribessi che già stavano in squadra, Gioia, Coquen ed altri, veramente abbiamo adesso una squadra degna di questa categoria. Va bene, va bene. In questa settimana la Rosa ci teneva tanto a giocare questa partita, quindi è stato anche, diciamo, l'artefice della vittoria, quindi mi complimento con lui e ci vediamo domani. Va bene, grazie, gentilissimo, continua a seguirci, insomma, fa sempre piacere scoprire realtà come quelle di Avetrana, sì, che vogliono restare. Se mi permetti, Mario, è un paesino, comunque un paese tristemente nuto per delle vicende brutte. Sì, purtroppo sì. Però diciamo che la cartolina che si deve fare adesso di Avetrana è comunque che una cartolina col pallone e poi vicino, a parte che è un paese bellissimo, e poi vicino a Vetrana ci sono spiagge forse le più belle, adesso esagero, d'Italia, c'è Punta Prosciutto, San Pietro in Bevagna, quindi alla fine è un bel paesino dove si può vivere bene e si può fare calcio pure. Ti stai già prenotando per il prossimo anno? No, adesso siamo troppo concentrati per raggiungere l'obiettivo che sarebbe storico, poi dopo andiamo in vacanza. Ma tu vuoi continuare ancora a giocare a calcio, giusto? Perché vuoi fare No, assolutamente. Dico, sei concentrato, vuoi continuare a fare il calciatore, ma da grande ti vedi meglio come allenatore o come direttore sportivo? No, io comunque vorrei giocare fin quando penso di stare bene. Anche perché sei ancora giovanissimo, sei di 82, diciamo, ci sono quarantenni che giocano ancora con l'ottimismo. Sì, però hanno un altro tipo di fisico, diciamo, rispetto al mio. È normale che non si può giocare fino a 40 anni e passa. Comunque, alla fine io penso che altri un paio d'anni gestiti in un certo modo li posso fare anche bene.
Poi è normale, io l'obiettivo di ogni calciatore è quello di rimanere sempre nell'ambito calcistico. Se devo scegliere tra fare l'allenatore e il direttore, scelgo di fare l'allenatore, perché comunque penso di essere comunque un uomo di campo. Nicola, tu sei andato a Cerignola per rimanerci per tanti anni? Ti vedi lì magari l'anno prossimo in Serie D e chissà in Lega Pro con gli Ofantini? Allora, io ho spostato il progetto Cerignola perché comunque la famiglia Greco c'ha un progetto importante e io ho spostato quello. Poi se vinciamo il campionato aspetta decidere la società, direttore, staff, se riconfermarmi o no. Io, per me sarebbe un piacere rimanere a Cerignola. Ancora un amico collegato da casa, pronto, che linea? Buonasera, sono Giuseppe da Cerignola. Ciao Giuseppe. Volevo salutare tutti gli ospiti, soprattutto Nicola Lo Iodice. Sì. Volevo riattaccarmi all'amico Vincenzo, nel quale ha detto che Panarelli ha affermato che lui a Cerignola, l'Altamura, la sua squadra, meritava di vincere, cosa che è impossibile per quello che abbiamo visto in campo. E ha già risposto Lo Iodice, io abbiamo meritato nettamente di vincere la partita. Mi aspettavo dall'Altamura i complimenti, come noi abbiamo fatto noi i complimenti a loro dopo la partita applaudendolo, anche loro potevano complimentarsi con il Cerignola. Spero che dopo il direttore sportivo dell'Altamura lo faccia. Va bene, e va poi bene. Volevo dire anche che Lo Iodice contro di noi a Barletta ha fatto una grandissima partita ed è bugia che non si è impegnato anche a Barletta. Quel giorno fu devastante. Va bene. Lui. E volevo fare i complimenti alla Vetrana, che veramente quando è venuta a Cerignola è stata l'unica squadra che mi ha veramente impressionato. È una squadra forte, molto tecnicamente. E la Rusa non gira in quel periodo, però Lo Iodice lo può anche dire che quel giorno la Vetrana ci ha dato veramente filo da torcere. Grazie Giuseppe. Sì, comunque la Vetrana anche nel giorno andata esprimeva un calcio discreto, chiaramente poi è cresciuto con il passare delle settimane. Ci sono un po' di curiosità degli amici da casa, per esempio una per te Ciccio, il Trani si salverà direttamente, ci scrive un amico da Trani? Fino alla settimana scorsa io avrei puntato molto sul Trani, sì, però diciamo, la battuta d'arresto che ha avuto ieri pregiudica un po' la situazione adesso del Trani. È ancora in corsa perché comunque potenzialmente può fare 9 punti. Sì, non so se abbiamo la possibilità di vedere la classifica nella parte destra. Anche il Molfetta, ad esempio, sembrava fuori dai giochi, invece con la vittoria di ieri è tornato in corsa almeno per i play-out. Sì, anche se il Molfetta ha un calendario, diciamo, difficile, sì, perché deve incontrare, mi sa, Cerignola, Altamura. Il Trani potenzialmente può fare 9 punti e arrivare a 34 sì, punti. È normale che deve cercare comunque di fare un punto o più delle altre, perché comunque a livello di scontri diretti sta peggio di tutti, perché ovviamente all'andata giocava con i ragazzini. 33 è una quota sufficiente? No, io penso 34 servono. Quindi a voi servono ancora 4 punti per salvarvi. Ancora, no, collegato da casa, mi dicono dalla regia, c'è Pasquale De Candia, il tecnico del Bitonto. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio a voi, a tutti. Allora, ci segnalano delle polemiche arbitrali, un gol annullato al Casarano sul risultato di 0-0. A prescindere da questo, il risultato finale dice che il Bitonto ha superato l'ennesimo esame di maturità di questo finale di stagione, andando a vincere sul campo difficile di Casarano, ed è pronto per battagliare con il Cerignola sino al termine, mister. No, dice che noi abbiamo vinto, non so se poi meritatamente o immeritatamente, questo lo lascio giudicare agli altri, anche perché io non ho ancora rivisto la partita, quindi essendo poco abituato a vedere le partite dal campo non voglio neanche giudicare la mia prestazione né della mia squadra né della squadra avversaria. Dice che ci lascia in corsa meno 2, dice che dobbiamo prima di affrontare il Cerignola, abbiamo una partita importante domenica con il Viste, e quindi ovviamente per andare a Cerignola meno 2 significa vuol dire vincere anche prima domenica,
E quindi questo significa, basta, significa aver preso tre punti fondamentali, ma io in tempi non sospetti avevo detto che avevo bisogno di fare un filotto di vittorie per cercare di continuare a fare dietro una grande squadra come quella del Cerignola. Queste sette vittorie consecutive, 21 punti nelle ultime settimane, mister, ci racconti il segreto di questa impressionante serie di successi? Segreti nel calcio non penso che non ci siano, è soltanto frutto del lavoro dei ragazzi, che sicuramente ci mettono tanto, tanto del loro, di una certa serenità che si respira settimanalmente. Ho detto anche che non abbiamo nessuna pressione di sorta da parte di nessuno, dell'ambiente, della società. Forse io sono un pochettino l'unico rompiscatole della situazione, però il resto è frutto veramente della... io penso che il 90% dei meriti sono dei ragazzi che sono veramente predisposti, sono mentalizzati al lavoro, quindi per qualsiasi tecnico è facile lavorare con un gruppo di ragazzi così. Il resto penso che parecchio merito va al direttore, alla società, e poi qualcosa forse anche il sottoscritto ci ha messo. Mister, concludo con una battuta: chi lo vince il titolo di capocannoniere di eccellenza, Zotti o Manzari? Anche se solo Zotti e Manzari, c'è anche qualcun altro. Io mi auguro che sia uno dei miei, anzi l'augurio che mi posso fare che arrivino entrambi a parità, quindi vuol dire che hanno fatto bene dal punto di vista personale, entrambi dal punto di vista realizzativo, dal punto di vista di sottratto, dal punto di vista hanno comunque fatto bene di prendere da chi vince il titolo di capocannoniere, che poi è un titolo fittizio, però sì. Spesso i giocatori ci tengono, e quindi non, mi auguro che lo vincano entrambi, ma anche se lo vince qualcun altro, alla fine non toglie la bontà del lavoro fatto da entrambi, magari da chiunque di quelli che adesso stanno in testa in alto nella classifica, marcatori tipo Totta, tipo Nicolas Diritto, diciamo. Non è che se arrivano primi hanno fatto un grossissimo campionato, se arrivano terzi, quarti nella classifica marcatori hanno fatto un cattivo campionato, hanno fatto sicuramente dei campionati, è un campionato importantissimo, tutti questi ragazzi qua che pure la maggior parte conosco anche, quindi vi auguro a tutti di fare sempre meglio. Grazie mister per la tua consueta disponibilità, in bocca al lupo per questo finale di campionato davvero. Grazie tutto a voi. Da saluto seguire tutti. In eccellenza. Domanda per Davide Papagni: ci sono novità per la società per l'anno prossimo? Puoi parlare naturalmente di sensazioni, Davide. Ieri tra l'altro c'era il dirigente Mimmo Zingrillo, ospite a Svela Sport, ha detto che insomma c'è bisogno che qualcuno, qualche imprenditore importante decida di investire sul Barletta per avere un Barletta ambizioso nella prossima stagione per l'alta classifica. Sì, ci vuole soprattutto un imprenditore forte, anche se il gruppo di quest'anno noi li vediamo molto partecipi, uniti, vengono sempre spesso a seguire gli allenamenti. Però anche dato che siamo quinti e c'è tempo, bisogna programmare per bene la nuova stagione, non bisogna perdere tempo se si vuole fare una squadra importante però. Un amico collegato da casa, chi è in linea, pronto? Oh, buonasera, sono Franco da Biton. Ciao Franco. Ciao Mario, ci siamo conosciuti a Biton. Sì. Senti, una cosa che a me, onestamente, diciamo che da fastidio, però è un fastidio così, diciamo, che possiamo anche sorvolare, ma questa gente di Cerignola... che hanno la cultura del sospetto. Allora si dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra. A buon intenditor, poche parole, basta. Quindi, per dirtene una, Bitondo vincono i quattro scapoli ammogliati, Bitondo vince Casarano e così colà. Loro vengono ad Otranto, fanno una squadra, la partita l'Inps contro l'Impdap, tutto ok. Vengono ieri al 90esimo, 95esimo, tutto ok. Ma allora dove vanno con questa cultura del sospetto? Dove possono arrivare? Uno, basta, non voglio più polemica. Poi l'altra cosa che posso dire, un piccolo giudizio da parte del signor, anzi innanzitutto chiedo scusa, saluto gli ospiti, saluto anche lo Iodice, la Rosa. Quindi io al mister Papagni, che è uno, diciamo, una persona che di calcio ne capisce, allenato, ha visto il Bitondo, lui in 15 giorni ha incontrato sia il Bitondo là. Quindi tecnicamente lui
tecnicamente e come esperienza può dire effettivamente il valore sia del Bitonto che del Cerignola. Così qualcuno di Cerignola, qualche super tifoso ben pensante o mal pensante, può anche capire il valore sia dell'uno che dell'altra. È inutile andarsi a nascondere dietro la cultura del sospetto, ma dove cade è loro, dai, vai per piacere, dai. Va bene, grazie. Grazie Franco, allora noi dobbiamo fidarci della classifica. La classifica dice che per il momento il Cerignola in testa con 64 punti, il Bitonto insegue a due lunghezze e ci sarà un bellissimo finale di campionato perché tra due settimane a Monterisi andrà in scena il match tra Cerignola e Bitonto che molto probabilmente farà la differenza. Sono due squadre che meritano la posizione, che occupano. La bellezza di questo campionato che si ritroveranno a due giorni dal termine della fine, quindi vincerà il più forte, credo. Ti va di sbilanciarti? Non finirà nemmeno lì, perché comunque dal campionato che stanno facendo meritano di vincere tutte e due. Poi non è che finisce lì. Il Bitonto e il Cerignola possono sempre cercare di salire tramite i playoff, come è possibile che quest'anno ne salgano tre di squadre, perché in realtà Mura c'ha la partita il mercoledì di Coppa. Sì, ma l'auspicio è quello. Gara di ritorno con il Troina alle 14.30 al D'Angelo. I siciliani hanno vinto 1-0 la gara d'andata, che è un risultato ampiamente ribaltabile. C'è un amico collegato da casa ancora, pronto, chi è in linea? Salve, buongiorno, buon ritrovati a tutti. Sì. Senti, sono Pino da Mola. Ciao. Vorrei farvi prima i complimenti a voi della trasmissione. Sì. Senti Mario, te la butto così, ti proporrò per la domenica sportiva per l'anno prossimo. No, io l'anno prossimo allora l'anno prossimo continuo a condurre. Dai, sei così bravo. al di là delle battute scherzose, senti, volevo spendere due parole in favore di Nicola, anche se ne ha bisogno. Ciao Nicola, mi ha riconosciuto, sono Pino da Mola. Pino? No, non ti ha riconosciuto. Non ho capito. Barretta, stavo un po' insieme a Barretta. Non sento conmigo. Veniva a fare il tifo a te. Aspettavo a Paolo un po' di tempo fa, da. Vuoi chiedere qualcosa a Nicola, Pino? Mi ricordo. Volevo solo dire che Nicola tira calcio già da quando era piccolino, perciò non ha bisogno di tutti quanti, penso che tutti i calciatori alla fine è un lavoro e dove si guadagna di più penso che tutti andiamo a fare queste cose, non è questione di essere, di avere dei soldi, però ti ripeto a dire Nicola tira calcio da quando era piccolo. Va bene, grazie Pino, continua a seguirci. Nicola, insomma, i complimenti fanno sempre piacere. Noi dobbiamo tornare alle immagini della domenica perché dobbiamo proporvi il successo del Noi Cattaro con l'Hellas Taranto, vittoria che permette in pratica ai noiani di tagliare il traguardo della salvezza diretta. A tre giornate dal termine della stagione, il Noi Cattaro ipoteca il discorso salvezza e condanna forse definitivamente l'Hellas Taranto alla retrocessione in promozione. Dinanzi a un comunale deserto, gli uomini di Buccolieri ottengono il massimo risultato col minimo sforzo. È il solito Tenzoni a risolvere la contesa al 25esimo della prima frazione contro un Hellas volenterosa, ma troppo poco pungente in fase di costruzione. Al primo minuto, su mischia in area di rigore, Schirone manca il guizzo giusto per trafiggere Magazzino. L'estremo tarantino mura al decimo la punizione di Tenzone da posizione defilata. L'Hellas si vede per la prima volta dalle parti di Sanson al 15esimo con un tiro da fermo di Prete, deviato dalla difesa di casa. Sull'angolo successivo l'inserimento di Collocola è giusto, ma l'inzuccata è imprecisa. Al 24esimo il Noi Cattaro mette la freccia, Tenzone si incunea tra le maglie difensive e beffa Magazzino sul primo palo con un radente preciso. I padroni di casa recriminano per un contatto ai danni di Fieroni, che sembra in effetti strattonato al momento del tiro. Prima del break la botta di Salvi dalla lunga distanza sorvola la traversa. Nella ripresa Guglielmi sguscia subito via in area ospite e il retropassaggio di Viggiani chiama Magazzino agli straordinari. Il numero uno ospite si esalta poi sulla botta violenta di Salvi, deviando la sfera in angolo. Il brivido più grande per i noiani corre al 20esimo, l'inzuccata di Crupi sibila accanto al palo. Mister Buccolieri prova allora a scuotere i suoi, Tenzone recepisce e firma il raddoppio con la sua specialità, ma il direttore di gara annulla per presunta carica ai danni dell'estremo difensore.
Lellas ringhia sulle caviglie degli avversari e fioccano i cartellini gialli. Fieroni in piena area di rigore si gira nel migliore dei modi, ma Magazzino è ancora una volta reattivo. Quindi Vigiani atterra in malo modo Fieroni, lanciato a rete, e lascia i suoi in inferiorità numerica per sacrosanta doppia ammonizione. Nel finale è ancora Tenzone, sempre su punizione, a chiamare in causa l'attento portiere Tarantino. Al 90esimo, su mischia in area di rigore, Crupi tenta l'impossibile con una conclusione velleitaria che termina abbondantemente al lato. Dopo 4 minuti di recupero, il Neicattaro può tirare un sospiro di sollievo e aggiungere un pezzo fondamentale al mosaico della salvezza. Per l'Hellas Taranto invece la retrocessione è sempre più vicina. Allora, abbiamo in collegamento telefonico Massimo Martelli, direttore sportivo dell'Altamura. Buon pomeriggio, direttore. Buon pomeriggio a tutti, salve. Quanto è grande ancora l'amarezza della sconfitta di ieri, che è arrivata proprio al 90esimo? Che giudizio complessivo dà alla partita? Senta, l'amarezza è grandissima, anche perché comunque... La partita disputata dai nostri calciatori è stata all'altezza, nonostante, diciamo, aver giocato 6 partite in 15-20 giorni, quindi ci aspettavamo magari un Cerignola più fresco di noi. Questo magari grazie ai nostri giocatori, la forza dei nervi ha fatto sì che, diciamo, la partita si è giocata alla pari, con un'occasione da entrambe le parti. Una grande partita sotto l'aspetto tattico e fisico, poi naturalmente in questo caso, quando ci sono gli scontri diretti, i risultati sono giusti, sono caratterizzati dagli episodi. All'ultimo minuto abbiamo preso un gol su palla inattiva, sicuramente qualcuno avrà fatto qualche errore, però naturalmente ci può stare in queste partite. È troppo importante in questo momento resettare tutto, direttore, perché mercoledì ci si gioca la stagione. Ormai la vittoria finale del campionato per voi è praticamente irraggiungibile. Mercoledì c'è la Coppa, è un risultato ribaltabile, lo 0-1. Ci credete? Sì, sì, noi ci crediamo. Comunque, ripeto, abbiamo dimostrato anche ieri di esserci nel campo e sicuramente mercoledì ci metteremo ancora di più forza, coraggio e ragione di poter vincere. Quindi... voglio fare una premessa di invitare tutti i tifosi allo stadio per sostenere questa squadra che, nonostante le tantissime problematiche di quest'anno, secondo me potrebbe arrivare anche all'obiettivo finale. Assolutamente sì. Direttore, in bocca al lupo per mercoledì. Tutta la Puglia farà il tifo ovviamente per l'Altamura, nella speranza che possa raggiungere la semifinale. Grazie come al solito per la disponibilità. Grazie a voi. Allora, dobbiamo andare verso il prossimo turno di eccellenza. Siamo giunti di fatto alla terz'ultima giornata, 28esimo atto di questo campionato. Questi gli abbinamenti in programma: Bitonto Vieste, Molfetta Cerignola, Vigor Trani Barletta, Hellas Taranto Casarano, Neicattaro Gallipoli, Otranto Novoli, Avetrana Galatina, Unione Calcio Biceglie, Altamura. Vi ricordo che a partire da domenica prossima le gare cominceranno alle ore 16, sarà così anche per la penultima e per l'ultima giornata. Comincio da te, Nicola. Molfetta Cerignola, Bitonto Vieste saranno due tappe di passaggio in vista dello scontro in programma tra 2 settimane al Monterisi? Sì, sì, sicuramente non sarà facile, anche perché ieri il Molfetta ha vinto a Vieste. Quindi si devono anche ancora salvare, perché comunque stanno, se non mi sbaglio, a 3 punti dall'Hellas Taranto. 4 punti. 4 punti, quindi mancano 2 partite, quindi loro devono fare la partita che è della vita e noi ne siamo consapevoli. Quindi questa settimana lavoreremo come facciamo sempre, per affrontare al meglio questa partita. Non ci avete già il Bitonto nella testa, no? No, pensiamo partita dopo partita. Prima pensiamo a Molfetta, che non sarà facile, e poi penseremo a Bitonto. È un match point quello con il Galatina, anche se, come dicevi, probabilmente serviranno 4 punti per la salvezza diretta. Sì, servono 4 punti, ma mancano 3 partite, quindi alla fine domenica per noi potrebbe essere quasi un match point, perché comunque vincendo... ipotecheremo ancora, cioè possiamo ipotecarla veramente questa salvezza, e quindi alla fine dobbiamo cercare di vincerla la partita, però non rovinando tutto con magari una sconfitta. Dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo scendere in campo
consapevoli che per noi è l'ennesima finale di queste partite che abbiamo disputato fino adesso. Domanda da Alberto, da Trani, per il mister Davide Papagni, con che spirito il Barletta verrà a Trani domenica? Ma sicuramente con lo spirito di far risultato, perché... Anche perché Piccioli era molto arrabbiato ieri in conferenza infatti, stampa. Non ci aspettavamo lo stop casalingo, poi ci ricordiamo anche i due derby dell'anno scorso molto sentiti, molto combattuti le due partite dell'anno scorso. Lo so che loro avranno... giustamente il coltello tra i denti perché hanno bisogno di fare punti salvezza, ma anche noi dobbiamo ambire a questo quinto posto, difendere questo quinto posto e metteremo in campo i giocatori più che dimostreranno di avere più motivazioni durante la settimana. Perfetto, siccome siete stati tutti graditi ospiti, c'è un omaggio per voi gentilmente offerto dal Consorzio Olivicolo Oro di Andria, una confezione di olio extravergine di Andria monocultivar Coratina, grazie ai produttori del Consorzio Oro di Andria che seguono un disciplinare di produzione, si ottiene un extravergine che conserva tutte le qualità salutistiche utili al mantenimento in salute dell'organismo umano. Consorzio Olivicolo Oro di Andria, associato OP Olearia Aipo Puglia, società agricola che ha sede in via Parini 10 ad Andria, produttori esclusivi della linea salutistica Salus, riconosciuta anche dal Ministero della Salute. Un piccolo pensiero per voi dal Consorzio Olivicolo Oro di Andria e dalla nostra trasmissione da Eccellenza di Puglia. Io mi devo scusare con i tanti telespettatori che ci hanno contattato, non siamo riusciti a richiamare, ma solo per motivi di tempo, perché veramente siamo in chiusura, abbiamo tempi stretti. Ringrazio anche le tantissime persone che ci hanno scritto sulla bacheca di Facebook. Comunque i vostri messaggi sono stati utili proprio per approfondire le tematiche con i nostri ospiti. È il momento dei ringraziamenti, grazie a Davide Papagni, il vice allenatore del Barletta, grazie a Francesco La Rosa, difensore della Vetrana, e a Nicola Loiodice, attaccante del Cerignola. A tutti voi ovviamente un in bocca al lupo per questo rush finale di Eccellenza. Alle 21 questa sera tornerà Pane, Amore e Fidelis con Peppino Ernesto e Francesco Martucci in conduzione. Si parlerà di Fidelis Andria e di Lega Pro. L'ospite sarà il difensore biancazzurro Felipe Curcio. È davvero tutto per questa puntata di Eccellenza di Puglia. Grazie come al solito a voi per l'attenzione. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre in diretta a partire dalle ore 15.